Un innesto a centrocampo, reparto innervato da Carlo De Risio, in prestito dal Bari. Via Sanogo, tornato al Benevento, il portiere Radaelli, ceduto a titolo definitivo all'Alcione Milano, club di Serie D, e Mirko Valdifiori, che invece ha risolto il rapporto col Delfino. Sono le operazioni sin qui ratificate, a cui a breve si aggiungerà il centrocampista spagnolo Lazcano, classe 2003, portato da Druda e che sembra aver già convinto Gaetano Auteri. Serviranno altre uscite, le priorità: Rizzo, che nel frattempo ha rifiutato la Paganese, Galano, Marilungo e Bocic. Se dovesse arrivare un altro attaccante, non più esterno mancino come ribadito a Solo Calcio da Luca Matteassi, ma centrale con caratteristiche diverse da quelle di Ferrari, saluterà anche Michael De Marchi. Dando per scontate a fine sessione le partenze di Galano, Bocic e Marilungo, il reparto offensivo sarebbe composto da 8 elementi: Ferrari, De Marchi, Chiarella, Dursi, Rauti, Clemenza, che per inciso è stato provato sabato, mezzala nel 4-3-3, Delle Monache e Blanuta, già saliti stabilmente in prima squadra, forgiati, non va dimenticato, al pari di Veroli, dall'ottimo lavoro del tecnico della primavera, Gigi Iervese. 8 elementi, dicevamo, sempre troppi, ecco perché nel caso in cui arrivasse un'altra punta verrebbe sacrificato, a prescindere dalle smentite, Michael De Marchi. Nel mirino, così pare, Jacopo Murano, 32 anni, il prossimo 14 febbraio. Fisicamente prima punta, seconda per caratteristiche, ma non esterno, sarebbe una forzatura. Nel 3-4-3 Murano è il classico riferimento centrale, capace di attaccare la profondità. Ha sempre giocato così, sia nella potenza di Raffaele, qui decisivo nel match di Teramo stagione 2019-2020, che nell'ultimo biennio di Perugia con Caserta prima, Alvini poi. A due davanti si sposerebbe bene con Ferrari, ma Auteri predilige l'utilizzo di una sola prima punta con due trequartisti esterni a supporto. Vedremo. Murano, contratto in scadenza giugno 2023 in uscita dal Perugia, che lo ha acquistato dal Potenza e non è affatto intenzionato a regalarlo. Il classe 90 è anche un obiettivo di Modena, Reggiana e Bari. Con la partenza di Rizzo arriverà un altro centrocampista. Si è parlato di Riccardo Collo, del classe 98, ex Novara, di proprietà della Cremonese. In realtà una mezzala, calciatore in teoria poco adatto al 3-4-3. La Cremonese è interessata a Giambo, che piace non poco al DS della Ternana Luca Leone. In ogni caso Giambo non sarà sacrificato se non a fine stagione. Vale la pena ricordare come da regolamento in lista non possono esserci più di 8 prestiti da categorie diverse. Al momento sono 7: Marilungo dalla Ternana, Rauti dal Torino, Pompetti dall'Inter, Clemenza dalla Juventus, Dursi e Ferrari dal Napoli, Zappella dall'Empoli. Nel novero non rientra Carlo De Risio, perché in prestito sì, ma dal Bari, club come il Pescara di Serie C.